Coop Gas presenta le storie di tutti i giorni. Matteo ha 30 anni ed è un tipo social. Ha pochi soldi in tasca e un gran bisogno di tenerseli per il futuro. Per fortuna, la nonna, che è più avanti di lui, gli ha consigliato Coop Gas. A Matteo sono bastati pochi secondi. Ha cliccato e ha trovato esattamente quello che cercava. A volte le soluzioni sono più vicine di quanto pensi. Vivi l'energia di tutti i giorni. Coop Gas. Luce e gas. Numero verde 800 917 917. coopgas.it. Signore e signori, amici appassionati di calcio, benvenuti al consueto appuntamento di SNAI con il Grande Mondiale di Brasile 2014. Ormai la risposta a chi vincerà il Mondiale si limita a Argentina e Germania. Sarà una bella finale, anche se la partita di ieri sera di semifinale è stata molto noiosa. Ne parleremo fra poco con il mio compagno di viaggio Giuseppe Altafini, che però mi ha portato alcune cose, alcune considerazioni che stanno avvenendo dopo la grande sconfitta del Brasile, e direi di andare a vederle. Giuseppe, cosa sì, è successo? Dovevo dire che sono degli strascichi molto pesanti, direi. Addirittura c'è il procuratore, uno dei agenti di Neymar, che attacca pesantemente Scolari, dicendo che è un vecchio imbecille e ridicolo. In più aggiunge che lui ha allenato il Chelsea, ma è stato mandato via. In Portogallo ha fallito, con lui Big Stein anche ha fallito, e infine ha mandato una squadra di Serie A in Brasile e Serie B. Io la squadra la so chi è. Allora, sentiamolo, sul sito di SNAI, di cui vi parliamo sempre, ci sono anche la possibilità di vedere dei filmati. Ecco, qui ce n'è uno che è molto interessante, è la conferenza stampa di Felipao Scolari. Ascoltiamo. Possiamo anche sentire, sì. Dopo la Confederations Cup abbiamo avuto 9 vittorie e una sola sconfitta. Avevamo una squadra molto preparata con un ottimo sistema di gioco ed era soprattutto la prima volta dal 2002 che raggiungevamo le semifinali. Abbiamo fatto un lavoro affinché la squadra sviluppasse maggiore fiducia nei propri mezzi e lo abbiamo fatto attraverso i risultati. Chiaramente non ci aspettavamo il risultato di ieri, è stato catastrofico in termini di gol subiti, però ci si aspettava una vittoria o da noi o dalla Germania. Ovviamente questa semifinale entrerà nella storia per il numero di gol, ma non dimenticate però che dal 2002 era la prima volta che raggiungevamo le semifinali. Quindi non è stato tutto sbagliato quello che abbiamo fatto. Ovviamente parliamo di una sconfitta pesante, questo lo sappiamo. 6 minuti di generale follia. Se potessi rispondere alla vostra domanda su cosa sia successo in quei 6 minuti, lo farei, ma non so cosa dirvi. Ora dobbiamo rimetterci subito al lavoro per la partita di sabato, che per noi è quella più importante. Vogliamo portare avanti il nostro sogno, almeno di terminare il campionato mondiale in terza posizione. Un altro sogno che abbiamo, che è terminare la competizione perlomeno in terzo luogo. Purtroppo Felipe Scolari è il vero colpevole, perché ha impostato una squadra con un gruppo di giocatori non fuori classe, tutto su Neymar. Appena gli è venuto meno Neymar, il Brasile è crollato. C'è una cosa da aggiungere in questa conferenza stampa che lui ha dato alla fine, è così. Se volete me, io sono così. Se non volete me, andate al diavolo. Ah sì? Lui è molto, sotto questo aspetto, lui è molto pesante anche lui. Però veramente quello che ha fatto notare il procuratore di Neymar è reale, perché ha fallito anche in Portogallo, dove era negli europei, aveva la chance di vincere l'europeo e non è riuscito a vincerlo. Allora, lasciamo un attimo il Brasile e parliamo. Vediamo il tabellone che si è completato appunto con la finale che sarà fra Germania e Argentina, giocata ieri sera l'ultima semifinale tra Olanda e Argentina, una partita di una noia mortale, che l'Argentina ha vinto 4-2 ai calci di rigore,
dopo veramente una partita di quelle che ci hanno un po' fatto dimenticare la bellezza di questo mondiale. Troppo tattica. Sì, c'è una dichiarazione di Snyder stamattina che dice che l'Argentina dall'inizio della partita già puntava al rigore, cioè praticamente giocavano tutti indietro. È vero quello, lasciavano solo le puntate di Messi, che ieri Messi è stato ben marcato, hanno contrastato benissimo le sue avanzate, e l'unico giocatore che si è dato molto da fare lì, soprattutto nel primo tempo, sulla parte destra era la Messi. Adesso vi faccio vedere una cosa, no? Naturalmente sono osservazioni, io non sono un tecnico, no? Però vi fa capire come i due tecnici avevano veramente paura. Van Gaal ha risfoderato una difesa a 5 addirittura, con Cuyt e Blind sulle fasce, che avrebbero dovuto fare i tornanti, invece hanno fatto soprattutto i difensori, pochissime volte in avanti. E l'Argentina ha continuato a giocare, ignorando il grande capitale che aveva, che era l'attacco, continuando a giocare con Lavezzi, con Higuain e Messi come finta ala, quindi Messi poi andava in mezzo e qui c'era assolutamente il vuoto. Quando poi Van Gaal ha fatto una sostituzione, mancavano pochi minuti di calcio di rigore, mi meraviglio che un tecnico bravo come lui abbia commesso questo errore, ha tolto Van Persie e ha fatto entrare Huntelaar. Era il momento invece di rischiare, perché se avesse schierato Huntelaar accanto a Van Persie, avesse spostato sulla destra Cuyt, sulla sinistra Robben, portava a centrocampo Wijnaldum e Snyder e giocava con la difesa 4, probabilmente avrebbe creato dei seri problemi all'Argentina. Ma anche l'Argentina, dopo aver fatto una mossa a Sabella che mi ha meravigliato, sono saltato sulla sedia, perché ha tolto Higuain e ha messo Agüero, e va bene, ha fatto entrare Palacio e aveva Lavezzi, ha messo Messi dietro i tre. A questo punto l'Olanda avrebbe avuto dei grossissimi problemi. Ma con un attacco. Anche. Invece dopo un po' si è spaventato, ha tolto immediatamente Lavezzi e ha fatto inserire Maxi Rodriguez, che poi ha segnato il gol della vittoria. Però praticamente ha detto andiamo ai calci di rigore. Tutte e due volevano andare ai calci di rigore. Tutte e due tecnici paurosi che hanno... Uno ha pagato severamente. Era stato un allenatore intelligente, aveva fatto addirittura l'entrata del portiere che non aveva giocato, parlava i rigori, non so fino a che punto, questa volta non l'ha fatto. Io non so fino a che punto nel 7-1 della Germania con il Brasile li abbia spaventato tutte e due. Sì, sicuramente sono spaventati. Però questo purtroppo ha portato a una partita noiosa, tatticamente molto interessante, ma noiosissima. Poche occasioni da gol. Io ho visto nelle statistiche un tiro in porta da parte della. No, c'è stata una grande occasione per l'Argentina col colpo di testa di Palacio. Sì, e poi l'azione di Robben. L'azione di Robben che è stato bravissimo. Però due occasioni mascherano. Da gol in una partita del genere sono veramente poche. A proposito di Mascherano, sai cosa devo dire, Luigi? Mi fa spesso vedere sui giornali che molte squadre lo vogliono prendere, soprattutto anche Napoli. Ma il Barcellona lo vende un giocatore così, ma sono matti. Ecco, tra l'altro c'è anche, credo, una foto che la nostra regia ha recuperato di Mascherano che va a fare un lungo colloquio col portiere. Questo quello l'ho visto ieri sera. Lui ha istruito il portiere, l'ha caricato, alla fine poi gli ha dato un bacio. E naturalmente guarda, questo è un vero questo è vero, come si chiama? È il vero capitano della squadra. Gli ha spiegato come tirano i rigori alcuni giocatori dell'Olanda, dell'Argentina, eh? Benissimo. Quello sarà un grande allenatore. Il Napoli lo vuole e farebbe un grande affare, perché può giocare in mezzo, perché negli ultimi minuti della partita ha giocato stopper. Può giocare a centrocampo, quindi sarebbe veramente l'uomo adatto per la formazione del Napoli. Allora adesso andiamo a vedere, dopo queste due semifinali c'è la finale. Cosa dice la finale? Chi sarà la squadra favorita per i bookmaker? Vediamo un po'. Antepost dei mondiali. Allora, Germania a 1,65, Argentina a 2,25. Quindi la Germania è giustamente la favorita, perché è l'unica che ha giocato, che ha fatto gol, che ha divertito il pubblico e ha giocato sempre fino alla fine per vincere le partite. Sì. Comunque è la squadra favorita dall'inizio del campionato. Ma tu lo stavi dicendo dall'inizio, quindi si sta verificando. Allora, adesso vediamo una classifica molto interessante, perché un grande giocatore della Germania è diventato il capocannoniere assoluto di tutta la storia dei mondiali. Vediamo questa classifica, molto interessante, che vede al primo posto Miroslav Klose, 16 gol, in questo mondiale ne ha segnati solo due, quindi ha la possibilità ancora nella finale di aumentare il suo... Guarda la bellezza di questa classifica, 12, 13, 14, 15 e 16, non salta da 15 a 7 o a 8. E ci sono dei grandissimi giocatori, Ronaldo è uno dei più grandi centravanti di sempre, Müller
un rapinatore d'area come pochi che tutti ricordano nella grande Germania. Fonten che ha fatto 13 gol in una sola edizione, no? Nel Mondiale 58 che hai vinto tu con Pelé. E Pelé che ha segnato solo 12 gol, però Altafini ci ha spiegato. Due brasiliani, due tedeschi. E un francese. Manca un italiano. Il primo italiano è Bobovieri insieme a Paolo Rossi e a Baggio, sono in tre a 9 gol, però purtroppo non sono tra i primi 5. Benissimo, adesso vediamo invece la classifica dei marcatori. Jaime Rodriguez è ancora il capocannoniere. Riuscirà Müller insieme a Messi o Van Persie e Robben addirittura a superarlo? Altafini? Io penso di no, penso che l'unico che potrebbe fare è Müller. Rodriguez è fuori gioco, e Messi, ieri non ho visto che può fare due gol in una partita, però sai, come si diceva Pelé, il calcio è scatola piena di sorprese. Ah certo, certamente. Allora, vediamo adesso invece cosa dicono i quotisti per quanto riguarda il vincitore della classifica cannoniere. Noi abbiamo detto che probabilmente Müller e Messi potrebbero essere quelli che riescono a fare il colpo, ma senti, se trovano un Brasile come contro la Germania, anche Robben e Van Persie non credo, è capace di giocare anche l'autista del pullman in difesa. Va bene, vediamo l'antepost vincitore della classifica cannoniere, se la nostra regia è pronta. Il favorito è Müller a 3,50, come Messi a 12 addirittura. Messi proprio non è considerato, è addirittura andato a 12. Strano, ma Persi 75, Robben 75, Higuain 300, Klose 300 e altro, cioè se vince Jaime Rodriguez 1,45. Però non capisco una cosa, perché che non si può anche puntare su Jaime Rodriguez? Se gli altri non fanno gol, diventa capolavoro. Infatti se tu metti su altro è come se giochi Jaime Rodriguez. Altro, sì, ok. Però sì, prendi niente, giocando di Cione prendi 14,5. Però interessante, Messi con se segna due gol. No, deve essere 3 però, perché ne ha 4. Sì, sì. Invece Müller è più facilitato perché ovviamente ne ha 5, se ne segna 2 diventa il capocannoniere. Comunque Messi a 12 è una quota allettante, eh? 10 euro 120. E se solo fa 3-4 gol una partita? E se invece Van Persie e Robben si mettono d'accordo con il Brasile e segnano 3 gol per uno, sì, a 75 giochi tutti. 10 euro ne prendi 750. Ci vorrebbe così, li ammassano in campo per gli anni. Va bene, a questo punto andiamo a sentire il nostro quotista che oggi è... Enrico Eboli. Allora Enrico, benvenuto. Ben ritrovato Luigi. Allora ci siamo divertiti un po' con questa classifica di cannoniere, addirittura messo a 12. Sì, assolutamente avete già trattato l'argomento. Io ho una primizia perché da qualche minuto sono uscite in anteprima le quote sulla modalità di vittoria per quanto riguarda la finale. Faccele vedere, dai, vediamo. Allora assolutamente, la Germania i tempi regolamentari è 2,30, per quanto riguarda supplementari e rigori a 10. Mentre l'Argentina ai tempi regolamentari a 3,30, ai tempi supplementari a 12 e ai calci di rigore a 10 contro 1. Però, mamma mia, che metti che questo Sabella fa di nuovo un catenaccione incredibile, si va ai supplementari, puoi giocare a Germania a 10. E 5 euro ne prendi 5 euro. Enrico non ha trovato col scommettitore che volevo chiamarlo. Cos'è che tu hai puntato? Allora, vediamo anche le quote ufficiali che sono già uscite, uno può giocare già adesso perché poi varieranno, di Germania e contro l'Argentina. Vediamo se ce l'abbiamo, eccole qua, inquadrate. Allora, di pure Enrico, la vittoria... 2,30 per quanto riguarda la vittoria della Germania, quindi lo possiamo dire, Germania favorita, l'X a 3,20 e a 3,30 la vittoria dell'Argentina. Ecco, diciamo l'under e over 2,5, under e over 3,5, come messo? Allora, per quanto riguarda l'under over classico, cioè 2,5, abbiamo l'under a 1,55, mentre l'over, quindi con praticamente il terzo gol in su, a 2,30. Mentre per quanto riguarda l'under over a noi caro dei 3 gol e mezzo, si prevede un under scontatissimo ad 1,18, mentre un over è dato a 4. Senti, hai anche le quote già in anteprima di Brasile-Olanda? Certamente, per quanto riguarda Brasile e Olanda abbiamo favorito la squadra di casa 2,25, l'X a 3,65, mentre la squadra degli Orange è data a 3. Anche per questa modalità è uscita da pochi minuti quella per quanto riguarda la modalità di vittoria, 2,25 Brasile per quanto riguarda i tempi regolamentari, ai supplementari a 10 e il Brasile ai calci di rigore a 12, mentre l'Olanda a 3 per quanto riguarda i tempi regolamentari, ai tempi supplementari a 13 addirittura e per quanto riguarda i rigori a 12.
Belle quote, ci può divertire. Però c'è stata una dichiarazione da parte degli olandesi che a loro non importa il terzo posto. Non importa, quindi giocheranno tranquilli. Vabbè, vedremo, speriamo almeno di vedere una bella partita con tanti gol. Allora, a questo punto vi abbiamo fatto un elenco di quote che potete andare a giocare, di scommesse che potete fare. Adesso cosa si fa? Bisogna andare in un negozio SNAI, farsi dare una SNAI card, caricarla con 10, 20, 50, 100 euro. Poi si va sul sito usnai.it, si clicca sport, calcio, mondiali e appaiono delle schermate in cui potete sbizzarrirvi con tutte le giocate possibili e immaginabili. Noi ne abbiamo accennate alcune, ma c'è anche il risultato esatto, più gol, meno gol, ci sono, ecco qui, a parte il classico 1-2, il risultato esatto ho detto, oppure anche il gol, il risultato esatto, ma anche i più gol rispetto a cioè la somma dei gol, come suggerisce Altafini, che può essere molto interessante. E qui addirittura abbiamo fatto una giocata con un risultato fisso 3-1 per la squadra B nel nominare la partita, con 10 euro se ne vincono 110. Poi però potete giocare anche in live durante la partita, si può cercare di vedere se segna magari una squadra piuttosto che un'altra, cambiano le quote, magari voi. La partita di ieri, per esempio, giocare live era un dramma. Ma però la partita di ieri, uno che vedeva che c'era questo 0-0 continuo, poteva giocarsi un bello 0-0, risultato esatto. Ah beh, sicuro, probabilmente era 4 a 5 contro 1. Poi però chi vuole divertirsi di più va in un negozio SNAI, in mezzo al pubblico, in mezzo alla gente che tifa. Ci sono i monitor bellissimi che danno le quote in ogni momento, vedete la partita e tre volte al giorno, per un quarto d'ora, c'è la quota alle stelle. Cosa vuol dire? Io sto andando a giocare una squadra che ha vinto, che può vincere ed è 1,80 perché è favorita, giocando 10 euro ne prendo 18, in quel momento se gioco 10 euro, se vince ne prendo 36, quindi questa è una bellissima scommessa. Adesso vi lasciamo e vi diamo appuntamento al secondo round della nostra trasmissione per parlare ancora di questa finale, ma anche della finale del terzo e quarto posto. Grazie José, arrivederci. Grazie a tutti. CPL Concordia è sempre accanto a te, in ogni momento della tua giornata, per dare nuova energia ad ogni tuo istante, in armonia con l'ambiente. Energia, gas, fonti rinnovabili. CPL Concordia, energia che migliora la vita. Signore e signori, amici appassionati di calcio, benvenuti al secondo appuntamento quotidiano di SNAI con il grande mondiale di Brasile 2014. La semifinale fra Olanda e Argentina ha deciso chi sarà l'antagonista della Germania domenica prossima al Maracanã per disputarsi la vittoria nel campionato del mondo, uno dei campionati del mondo più affascinanti, anche se ieri sera la semifinale fra Argentina e Olanda ha lasciato tutti un po' perplessi. Molto tecnica, molto interessante dal punto di vista tecnico, ma zero emozioni. E le statistiche dicono un tiro in porta dell'Olanda e credo due o tre tiri dell'Argentina. Le uniche occasioni, come mi sottolineava prima che cominciasse la trasmissione José Altafini, il mio compagno di viaggio, sono avvenute nel finale con un'occasione per Palacio, che si è mangiato un gol che un giocatore di classe come lui dovrebbe segnare, e per invece Robben, che è stato stoppato da un grande Mascherano. Sì, devo dire che questa la partita di ieri non è stata bella. Dobbiamo dire che questo campionato fino a ieri, l'altro ieri, è stato meraviglioso per i gol, per il contenuto, per l'affluenza di pubblico, tutto in generale. Però in queste ultime partite naturalmente c'è un po' di paura, c'è un po' di paura di essere eliminati. Così. Allora giocano un po' più in difesa come ha fatto l'Argentina ieri. L'Argentina, infatti, Snyder ha detto che l'Argentina ha giocato in difesa per giocare ai rigori. Luigi, noi speriamo che questa finale di domenica non sia con la finale di Roma, ma sia con la finale di Messico, dell'86. Ecco, dobbiamo però dire una cosa, è vero, Schneider dice che l'Argentina ha giocato per andare ai rigori,
L'Olanda ha avuto più palla, possesso palla, perché ha cercato di vincere. Però per cercare di vincere bisogna evitare la difesa 5, no? E come per vincere l'Olanda aveva dei giocatori come, come Van Persie, come Robben, ma poteva fare entrare anche un terzo attaccante, Depay, Huntelaar, sì, sì, eccetera, poteva cercare di vincere veramente la partita. Invece la paura l'ha fatta giochicchiare e purtroppo la difesa argentina è difficile da superare, ci vogliono giocatori veramente molto, molto bravi. Io devo sottolineare invece che Van Gaal, che secondo me ha fatto un bellissimo mondiale, questa volta non è stato all'altezza del suo ha nome. Ha toppato anche col portiere, perché lui... Ha toppato col portiere, ma poi ha fatto anche un errore che un bravo tecnico come lui non dovrebbe fare. A 10 minuti dalla fine non puoi togliere Van Persie, che c'è un rigorista. Che è un rigorista, infatti, se cerca di inserire un rigorista, non toglierlo. Avrebbe dovuto far giocare Van Persie accanto, lasciare Van Persie, far entrare Huntelaar e magari giocare con un 4-4-2, dove avrebbe stoppato la Germania, mettendo Robben all'ala da una parte e dall'altra magari Kuyt, con poi Schneider e Wijnaldum in mezzo al campo e 4 difensori. D'altra parte però anche Isabella per un attimo mi aveva illuso, perché ho visto che ha tolto Higuain, ha messo Agüero, poi aveva messo già Palacio, quindi aveva Palacio, Agüero e Lavezzi, 3 punte, e Messi dietro le punte. Ho detto, in questo momento l'Argentina vince la partita. Invece se l'è fatta un po' sotto, scusate l'espressione, sì, perché sì, subito ha tolto Lavezzi e ha messo Maxi Rodriguez. No? Maxi Rodriguez poi ha tirato il rigore. Quindi ha giocato tutto a centrocampo, Mascherano addirittura ha fatto il difensore centrale e la paura veramente è stata dominante. A me ho l'impressione che Van Gaal sia un po' preso un tozzetto. Sì. No, l'impressione no. Sì, 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 Infatti lui pensa di trovare le... Però ieri, sai cosa è successo secondo me? Lui aveva messo il portiere per parare il rigore l'altra volta, per premiare il suo portiere che è titolare l'ha fatto difendere il rigore, che poi tra l'altro non l'ha preso. Certo. E poi anche Schneider, che è un grande giocatore, purtroppo ha sbagliato un rigore importante. Già. Poi ha fatto tirare il primo rigore a Vral, come si chiama, lo stopper, no? Sì, sì. Che Vlaar. No? E quel rigore avrebbe dovuto tirarlo Van Persie. Infatti, quindi poteva cambiare la cosa. Sono purtroppo delle decisioni sbagliate. Ecco, però tu mi hai detto che l'Olanda dice che non gli interessa il terzo posto. Ha dichiarato, mi pare, non so, loro ha detto che il terzo posto a loro non interessa. Vabbè, saranno contenti i brasiliani che almeno si beccano il terzo posto, salvano un po' la faccia. Se no? Vogliono, possono anche andare in vacanza, lasciare così, no? Perché 2 campionati del mondo organizzati in Brasile, il primo, il grande dramma con il 2-1 dell'Uruguay che perdeva 1-0, poi con il gol di Ghigia finale ha fatto quello prendere. È stato il dramma più grande, però questo qui è un dramma grandissimo, umiliante. In Brasile le chiamano vesciame, perché vesciame è un po' di vergogna, di disonore, capisci? E poi soprattutto per un popolo che viveva per questa partita. E abbiamo visto prima, nel primo appuntamento, che Felipe Scolari con grande calma si difende. Guarda, quando lui è il principale colpevole, perché quando ha organizzato il gruppo dei mondiali doveva capire che avendo solo Neymar come grande campione, se Neymar si faceva male non c'era più nessuno. Lui poteva un po' di giocatore di più di esperienza, perché lui aveva giocatore di più. Ho esperienza. Visto anche che è stato segnalato tra l'altro dalla Gazzetta Luis Fabiano, un altro giocatore che poteva giocare. Sì, però, Cacà, Robinho, Ronaldinho, no? Insomma, faceva recuperare questi giocatori. Ma anche se questi giocavano panchina, magari, lo sai. Ma anche se giocavano un quarto d'ora, valevano di più di questi che sono entrati. Sì, vedi Luigi, io ieri sono stato intervistato a alcune radio brasiliane e a una di queste gli ho detto: io spero che durante la partita Germania-Brasile, Garrincha, Didi, Vavá, Gilmar, Nilton Santos, Djalma Santos ero in paradiso ma stavo vedendo un film. veramente per i brasiliani era molto importante il calcio, è un paese che è la culla del calcio, del calcio spettacolo, e purtroppo è finita in lacrime. Però in questo momento ci sono i nuovi padroni sono i tedeschi. Ah certo, e meriterebbero assolutamente, sì, sì. Tu lo dici dall'inizio, di vincere il campionato, perché sicuro. Hanno giocato bene, hanno fatto gol e hanno dimostrato coraggio. Allora, adesso andiamo a vedere l'anteporto vincente del Mondiale. Cosa dicono i quotisti di SNAI per questa vittoria nel Mondiale? Favorita la Germania a 1,65, l'Argentina a 2,25. Adesso però vediamo anche le quote invece di Germania-Argentina, nella partita secca tra le due squadre. La Germania a 2,30, il pareggio a 3,20 e l'Argentina a 3,30. Quindi è favorita la Germania, giocando 10 euro se ne incassano 23.
giocando 30, 10 euro sul pareggio se ne incassano 32, giocando 10 euro sull'Argentina se ne incassano 33. Ma sentiremo poi dal nostro quotista Enrico Eboli, che è molto interessante poi verificare anche il discorso supplementare, i rigori, perché con l'Argentina che gioca così coperta, cercando di arrivare il più possibile. Ma domani, domenica non potranno fare questo ragionamento, perché infatti io spero che sia uguale alla finale del Messico e non quella di Roma, che finisce 1-0 con gol di Bremer, cioè un rigore. Però una finale non merita. Un campionato del mondo che è stato molto bello fino a un certo punto, dobbiamo dire che non merita una finale brutta. Allora, adesso vediamo velocemente una tabella che abbiamo preparato con il cammino nel mondiale di queste quattro squadre che sono finale terzo quarto e finale primo secondo. Allora, la Germania ha giocato 6 partite, ne ha vinte 5, ne ha pareggiata una col Ghana, ha perso 0 partite, ha segnato 17 gol, ne ha subiti 4. Tra l'altro il capocannoniere è Müller con 5, seguito da Schürrle con 4, poi ci sono a 2 Kroos, Hummels, e a 1 Özil e Götze. Il Brasile ha giocato 6 partite, ne ha vinte 3, ne ha pareggiate 2 e ne ha perse 1. Ha segnato 11 gol, ne ha subiti 12. Bella roba. E il capocannoniere Neymar, poi con 2 gol e con 4 gol, poi ci sono Oscar a 2 e David Luiz a 2, Thiago Silva, Fernandinho e Fred a 1. Andiamo a vedere invece l'Argentina, che sarà la finalista di questo mondiale. 6 partite giocate, 6 vinte, anche se un paio ai tempi supplementari, calci di rigore e compagnia. Pareggiate 0, perse 0, gol segnati 8, reti subite 3. Il cannoniere Messi con 4 gol, però dietro lui c'è Di Maria e Guaynaro con un solo gol. La dimostrazione che gli ha subito solo 3 gol, che ha una difesa fortissima. È vero. Olanda, giocate 6 partite, ne ha vinte 5, pareggiate nessuna e perse una, quella di ieri sera. Ha segnato 12 gol, ne ha subiti 4. Con 3 gol Robben e Van Persie sono i capocannonieri, seguiti con 2 da Depay, poi Sneijder 1, Huntelaar 1, De Vrij 1 e Fer 1. Questo è un po' il cammino che ci dimostra comunque che la Germania stramerita di vincere questo mondiale. Beh, l'ho sempre detto, dall'inizio del campionato si parlava dei favoriti. Abbiamo citato anche all'inizio la Spagna, purtroppo la Spagna è andata male, però dobbiamo dire che di questi che sono arrivati in finale praticamente erano tutti favoriti. Tranne ma Roland, la favorita era forse un po' l'outsider. Sì, era un po' la l'ultima in questo caso, però dobbiamo dire che la Germania è la squadra più potente, la squadra più forte, e la squadra, diciamo la verità, più meritevole. Certo. Comunque mancano da questo appello l'Italia e la Spagna, che purtroppo hanno fatto un brutto mondiale. Adesso Altafine ha parlato più volte di questa finale fra Germania e Argentina. Si sono già incontrate 2 volte. Noi andiamo a vedere la prima volta cosa successe nel Mondiale di Messico 86, quando Giuseppe Altafine era proprio sul posto a fare la telecronaca per Tele Monte Carlo. Qui c'è il gol di Brown, il primo gol dell'Argentina, di testa, molto bello, questo giocatore che tra l'altro è stato lanciato in quello mondiale al posto di Passarella. Passarella era inviperito perché Maradona non lo sosteneva. Questo è il gol di Valdano, molto bello anche questo, guarda come la difesa della Germania qui, in Brasile si è abbobbiato, sono stati scioccati lì. Questo è un grande giocatore, Valdano ha fatto il gol del 2-0. Poi l'Argentina, Luigi, pensava di avere già la partita in mano e c'è una reazione della Germania con un gol di Rummenigge che è entrato dopo che non stava tanto bene. Eccolo qua. È un altro grande giocatore. Lui stava tanto bene, lui è entrato dopo perché non stava. È andata a disperazione di Maradona, ma non è finita. Ecco, e qui c'è il gol di Föller che anticipa molto bene il portiere, guarda. Un altro grande giocatore. Sì. Quindi. E quando tutti pensavano che era così, andavano a supplementare, eccetera, c'è questo grande passaggio di Maradona che manda Burruchaga completamente solo, guarda qua che roba. Anche qui la difesa, c'era una voragine, guarda, il portiere qui non è neanche uscito, pensa. E Burruchaga porta la vittoria del 3-2. Del 3-2 e l'Argentina diventa campione del mondo. Guardate la gioia di Maradona. E poi dopo 4 anni si ripeterà la finale, ne parleremo domani. Nei mondiali 90. Allora adesso andiamo a sentire il nostro quotista Enrico Eboli. Enrico, bentornato. Un caro saluto, Luigi.
Allora, raccontaci un po' le quote e soprattutto poi quelle quote che ci allettano molto, supplementari rigori della finale. Vediamo un po'. Ieri era quotata a 10 la vittoria dell'Argentina ai calci di rigore. Allora, le quote, diciamo, normali, tra virgolette, standard per quanto riguarda Germania e Argentina sono il 2,30 per quanto riguarda la vittoria della Germania, l'X a 3,20 e a 3,30 la vittoria della squadra di Messi. Andiamo però a vedere quello che più ci interessa, e cioè le varie formule con cui può arrivare la vittoria per ognuna delle due squadre. La Germania ai tempi regolamentari è data a 2,30, ai tempi supplementari è a 10, la Germania ai calci di rigore anche questa quota è a 10. L'Argentina ai tempi regolamentari è a 3,30, per quanto riguarda i tempi supplementari addirittura a 12 e i calci di rigore a 10 contro 1. Beh, belle quote, belle quote. Senti, e i risultati più giocati quali sono? I risultati più giocati sono invece in controtendenza, perché si pensa ad una partita assolutamente con poche reti. Allora, l'1-0 della Germania a 6,50, lo 0-0 addirittura, quindi tensione ai massimi livelli per 90 minuti a 7, e lo 0-1, quindi la vittoria della squadra in Messi con un solo gol di scarto a 8. Ci sono anche le previsioni per i marcatori? Il primo marcatore? Per quanto riguarda i primi marcatori, sono praticamente Messi favorito assolutamente fra le due squadre, mentre per quanto riguarda la Germania è assolutamente Müller sugli scudi. Infatti sono anche nella classifica marcatori, che adesso vediamo, scusa un secondo Giuseppe, vediamo la classifica antepost vincente cannonieri. Perché assolutamente, avevi ricordato tu Luigi prima, altro che comprendo ovviamente Rodriguez, ecco, i suoi 6 gol a 1,45, quindi esatto. Nettamente favorito. Ma qui 3,50 Müller e 12 Messi, c'è un bel divario. Certo, assolutamente, qui a questo punto mi viene da dire che ecco, se una puntatina su Messi ne vale assolutamente la pena. Certo, perché due gol li può anche segnare, no? Assolutamente. Se arriva in parità con Rodriguez, ugualmente la scommessa viene pagata ugualmente. Credo che ci sia un esequo, sì, che si pagano ambe due le scommesse. Bene. Allora, Enrico, ti ringrazio, ci risentiremo domani per vedere l'evoluzione delle quote, le giocate, presto, eccetera. Presto. Grazie, grazie. Allora, vediamo a questo punto anche la classifica dei cannonieri, la classifica vera, per capire perché nell'anteposto i quotisti danno Müller meglio di Messi, perché ha un gol in più e quindi Messi dovrebbe segnarne due per arrivare a 6, Müller gli ne basta uno per... Se Messi ieri non è riuscito a avere neanche un'occasione da gol, perché lui la partita precedente ha sbagliato, però ieri niente, non ha avuto occasione perché sono stati marcati molto bene dagli olandesi. Con la Germania potrebbe anche essere, perché lui è sgusciante, il Marcantonio della Germania magari sono meno agile. Ma anche Van Persie e Robben con il Brasile, se il Brasile tipo Germania potrebbe magari fare tre gol. Poi naturalmente stiamo scherzando, ma il Brasile ci alla fine potrebbe anche vincere Jaime Rodríguez. No, giocherà la morte il Brasile, perché vuole riscattarsi davanti al suo pubblico, giustamente. Allora, questo per chiudere, andiamo a vedere il medagliere. Medagliere alla Germania ha la possibilità di raggiungere l'Italia nella classifica di sempre delle vittorie del Mondiale. Il Brasile rimane al comando con 5, Italia 4. Oppure l'Argentina può arrivare a 3 e raggiungere la Germania. Bene, a questo punto, dopo tutte queste quote, vi invito ad andare in un negozio SNAI, farvi dare una SNAI Card, caricarla con 10, 20, 50, 100 euro, poi andare sul sito www.snai.it, cliccate Sport, Calcio, Mondiali e vi si apre tutta una schermata di quote dove vi potete divertire alla grande, ma vi potete divertire anche quando la partita è cominciata, perché c'è il famoso live che vi dà delle quote che variano naturalmente a seconda dell'andamento della partita. Chi capisce un po' di calcio è più avvantaggiato, oppure chi ha un intuito è più avvantaggiato rispetto a un altro. Qui abbiamo fatto una simulazione con un 3-1 per la squadra B, che giocando 10 euro se ne prendono 110, ma poi la cosa interessantissima è andare in un negozio SNAI, dove passate una serata meravigliosa con i monitor, il televisore che vi mostra la partita, ma i monitor vi mostrano in ogni momento le quote. E poi tre volte al giorno, per un quarto d'ora, si accendono i monitor, suona una campana e chi va a giocare ha una quota superiore a quella che avrebbe dovuto giocare. Per esempio, uno vuol giocare un 2-1, in una situazione normale giocherebbe 10 euro e ne prende 85, in quel momento quota alle stelle giocando 10 euro ne prende 110. Quindi attenzione, è un grosso risultato sicuramente. Tanto noi ci prepariamo con Altafini a studiare qualche bella scommessa, perché Altafini, da quando quell'americano ha vinto 46.000 euro, sta inventando in tutti i modi qualcosa per fare anche lui colpaccio. Non riesco a trovarlo. Va bene, vi ringraziamo di averci seguito anche oggi, appuntamento a domani come sempre con SNAI Mondiale. Buona grazie, serata a tutti. Buonasera.